Buongiorno a tutti, amici dell'associazione. Prima di tutto, come si dice, mi auguro che stiate bene. Dato il momento particolare, è bello sentirci, ma credo che sia utile anche imparare a questo punto a sentirci in maniera diversa. Questo giochino interessante che stiamo facendo, forse davvero dovremmo farlo in futuro più spesso per dialogare, per parlare, per conoscere o per confrontarci su qualche argomento che riteniamo interessante o degno di approfondimento. A me oggi è toccato un argomento che in qualche modo ho già trattato, però devo dire che riguardandolo in questi giorni mi sono venute forse qualche idea nuova, un po' diversa su ciò che è accaduto. Io ve la butto lì, in maniera forse semiseria, come deve essere questo interessante scambio di idee. Però credo che possa essere anche da approfondire, non credete? Partiamo. A me è toccata la battaglia delle nebbie. Allora, per parlare di questo argomento, vorrei partire da quella piccola chiesetta che ancora esiste sulla strada che da Canossa porta verso Quattro Castelli, passando per Vergonzate. È la Madonna della Battaglia. Noi la chiamiamo tutti così. E tuttora è l'unico santuario mariano della parrocchia di Quattro Castelli. Quindi ogni 13 di maggio c'è una festa. Un tempo c'era addirittura una processione che partiva dal paese, attraversava i sentieri interni dei quattro colli e poi si tornava giù a piedi per la strada. Io ho fatto in tempo, avendo un'età, diciamo, della ragione, a farla a piedi, le mie zie, i miei zii, anche quelli che non credevano, però era una bella passeggiata, era comunque la festa per tutti. Allora, in questa bellissima chiesa, che adesso, fra poco, fra l'altro, sarà oggetto di restauro per i danni avuti dal terremoto del 2010, c'è un affresco di una Madonna che divide due armate. Allora, noi abbiamo due tradizioni inerenti a quell'affresco. Una che in questa epica battaglia che si sposta nelle vicinanze tra le truppe di Enrico IV e quelle di Matilde, sia apparsa la Madonna e abbia diviso i due contendenti, ed è quella rappresentata nell'affresco, ma c'è anche un'altra versione che dice che in realtà sia stata la Madonna ad inviare la nebbia che ha avvolto le truppe di Enrico, disorientando, in questo senso, contraddicendo quanto dice Donizone, che invece dà merito a Santa Apollonia di aver fatto questo. Ma la devozione verso questo santuario, verso la figura di Matilde, chiaramente per noi quattro castellesi ha fatto sì che sia stata la Madonna comunque ad intervenire, o come madre che divide i litiganti, in qualche modo, o come protettrice di Matilde di Canossa e della Chiesa che disorienta in qualche modo le armate di Enrico. La Chiesa sarà, è visitabile, quindi per chiunque passi di lì è un piacere perché è collocata in una bellissima posizione. Ma sono partito da questo perché mi interessava farvi capire quanto comunque questa battaglia sia stata nei secoli comunque patrimonio popolare della gente di Quattro Castelli. Quindi non è solo tradizione riportata dalle fonti, non è solo Donizone che ne parla, da noi in qualche modo è rimasta dentro questa battaglia, l'intervento della Madonna, quello che è successo lì, una memoria tramandata. E questo non è un particolare secondario, dal punto di vista folcloristico e forse un po' superstizioso, non lo so. Comunque è un particolare che mi piaceva trasmettervi, perché fa parte del patrimonio orale della nostra comunità, ma che è un segno chiaro, chiarissimo, di quanto Matilde di Canossa e quell'evento sia ancora patrimonio del nostro DNA. E quindi è bello riportarlo a chi semmai abita lontano e non sa, non conosce questi particolari.
Ma cosa è successo nel 1092, in quel piccolo tratto di mondo? Che fra l'altro, se lo visitate, quel luogo è davvero piccolo. Non è sicuramente una pianura aperta che potrebbe ospitare o avrebbe potuto ospitare in qualche modo centinaia, migliaia di guerrieri. È proprio una gorgia, in qualche modo, una gola con una cresta dove passa la strada. E dove è appena lato c'è questa Madonna, quindi sicuramente è difficile immaginare una battaglia in quel luogo, o perlomeno è difficile immaginare come noi intendiamo le battaglie oggi, no? Le abbiamo viste nel Signore degli Anelli, le abbiamo viste nei filmati storici della Seconda Guerra Mondiale. È difficile pensare che lì c'è stata una battaglia, ma lì c'è stata, qualcosa è accaduto. Dobbiamo rifarci, anzi, dobbiamo ripensare a quello che è accaduto negli anni tra il 90 e il 92. Sarò brevissimo, ovviamente, in questo volo d'uccello su quegli avvenimenti. Enrico IV ritorna in Italia nel 90 e sappiamo benissimo come sono andate le cose, quindi secondo molti autori moderni, col preciso intendimento di sconfiggere Matilde e suo marito, quel suo quindi con un obiettivo abbastanza preciso, che non era quello di andare a Roma o altro, ma proprio quello di sconfiggere il nemico, quel nemico che comunque continuava a presidiare in qualche modo la pianura padana, i Varchi Appenninici, il collegamento verso Roma. In quegli anni cadono una serie di importanti roccaforti del patrimonio controllato da Matilde di Canossa e Guelfo Quinto, a partire dal castello di Rivalta, dopo il quale è la città di Mantova a cadere, e tutta una serie di castelli della pianura, dove in pianura, parlo, resistono soltanto Piade e Nogara, tra l'altro due castelli molto distanti l'uno dall'altro, come se Enrico avesse preso in qualche modo il cuore del dominio canossano, quindi Mantova, anche simbolico. Perché a Mantova è sepolto Bonifacio, quindi, ed è stata una delle capitali dei Canossa. Quindi in questa fase occorre capire anche il punto di vista simbolico, emotivo di questa battaglia, in qualche modo. Quindi Enrico occupa la pianura, costringendo comunque Matilde di Canossa nel suo ristretto Appennino. In quello che comunque, come scrisse Fumagalli nel 1977, era quello dove lei comunque si sentiva più sicura, dove aveva la certezza, non dico assoluta, quasi forse, di avere vassalli fedeli. Nel 1091, appunto, Mantova si arrende ad Enrico. E nell'estate del 92 Enrico si sposta verso gli Appennini. La sua strategia è abbastanza chiara, quindi ridurre Matilde da sola, chiusa nelle sue rocche, quasi isolandola, no? In attesa di una resa, in qualche modo. Quindi a un certo punto decide di cominciare ad attaccare le piazzeforti appenniniche. E comincia con due castelli di cui abbiamo pochissime notizie e non sappiamo neanche com'erano strutturalmente. Montelfredo e Montemorello, nel Modenese. Lasciando per un attimo da parte, per un momento da parte, Monteveglio. Perché attacca quei due castelli? Fondamentalmente non lo sappiamo, perché si incunea in qualche modo del territorio, no? Lascia Montevello nel Bolognese da parte, lascia Reggiano da parte e si incunea nel Modenese. Forse almeno una delle supposizioni da mettere in campo è sicuramente quella che non fossero castelli forti. Cioè lui aveva bisogno in qualche modo di dare una spallata anche psicologica ai suoi passati, ai passati di Napoli. E quindi attacca forse, due castelli poco difesi o facilmente prendibili, che infatti prende abbastanza facilmente, lasciando per un momento Montevideo. L'attacco quindi è militare, ma
a mio avviso, anche psicologico, forse la componente psicologica è molto forte, della serie. Più conquisto e più costringo il nemico sulla difensiva, non solo da un punto di vista militare, ma anche da un punto di vista psicologico, che conta moltissimo nelle battaglie, e fino ai nostri giorni, ma sempre contato moltissimo, il fattore psicologico, l'impatto degli avvenimenti. Quindi siamo in quel momento particolare in cui Matilde si vede attaccata nelle sue roccaforti più sensibili. Dopo aver preso Montelfeld e Montemorello, aveva due possibilità: o lasciar fuori Montevecchio e dirigersi in qualche modo verso il nucleo dell'Appennino reggiano, quindi il cuore del dominio canossano, o fare esattamente il contrario. Io credo che lui abbia lasciato fuori Montevecchio in un primo momento, convinto, forse, o sperando in una resa. Perché, badate bene, chiunque di voi sia stato a Montevecchio si rende conto delle difficoltà della conquista di una fortezza come questa. Perché Montevecchio è uno sperone. E per i mezzi tecnici dell'epoca non doveva essere molto semplice conquistare una simile altura, ma neanche con le catapulte. Neanche con i mezzi tecnici dell'epoca. Quindi credo che lui in qualche modo abbia lasciato fuori per il momento Montevecchio proprio per sperare in una resa. La resa non ci fu, si dirige a Montevecchio. Montevecchio è una situazione molto difficile, come voi immagino già conosciate, quindi questo assedio alla fine non dà buoni frutti. Io sono convinto che lui proponga questa pace a Matilde, e non sto a discutere in questo momento perché non è il tema odierno, è sulla questione, proprio perché non riusciva a conquistare in qualche modo Montevecchio e ne era abbastanza consapevole. A un certo punto sappiamo benissimo come è andata a finire, cioè l'assedio viene levato, Montevecchio non cade, quindi Enrico comincia a perdere in questa scacchiera. Il punto di vista psicologico, non soltanto militare, no? Perché la perdita, anzi, sì, la perdita di una pedina così importante dal punto di vista di un assedio in un quadro militare è ovviamente complesso da gestire. Si dirige verso Reggio. E qui cominciamo a entrare nel campo, siamo nell'autunno del 1092, cominciamo in qualche modo a entrare proprio nella scacchiera della battaglia del questa vicenda di Enrico è proprio una scacchiera che si ripete, no? Mano a mano che si procede, cambia scacchiera, no? I giocatori sono sempre quelli, ma cambia la partita modo. Lui ha Reggio Emilia. Allora, io parto dal presupposto che Matilde fosse consapevole di ogni mossa di Enrico. Aveva informatori, alleati, amici, che controllavano il territorio in una maniera, come dire, credo quasi capillare, non potevano sfuggire le mosse. Quindi siamo arrivati al momento in cui Enrico giunge a Reggio Emilia. Quindi la scacchiera è posizionata così. Lui è lì e Donizone, che peraltro per la battaglia delle Nebbie è praticamente la nostra unica fonte, molto preciso da questo punto di vista e in questo particolare punto. Ma io credo che sia molto preciso anche perché uno conosceva bene i posti, quindi non è difficile per lui individuare le mosse, e soprattutto credo che abbia saputo molto bene per tempo come sono andate le cose, anche dal punto di vista dell'informazione. Quindi Matilde, Enrico è a Reggio e Matilde controlla il territorio, nel senso che comunque controlla le sue mosse. Donizone ci dice che il tempo era bello e Enrico decide di dirigersi verso Parma, ma in realtà è una finta. Allora, se da Reggio voi andate a Parma, avete due possibilità, anzi, una, quella più breve, è quella di percorrere la parte di pianura attraversando il fiume Enza, ed è la più diretta verso Parma. Cioè sono una ventina di chilometri, oppure andare verso l'alto.
quindi verso San Polo, verso le colline. Allora la scelta dipende da diversi fattori. Intanto la stagione, la portata d'acqua dei fiumi, perché un tempo l'Enza, al tempo di Matilde, insomma, non avevo un corso così chiaro, definito come aveva oggi. Sotto la frazione di Barco, nel comune di Bibbiano, si divideva in tre. Quindi c'erano tre rami, per cui Enrico, per attraversare l'Enza in pianura, avrebbe dovuto fare tre guadi anziché uno. Però di solito, com'è che si dice? Meglio attraversare i fiumi dove sono belli grandi piuttosto che attraversare i fiumi dove sono stretti ma sono più profondi e la corrente è più impetuosa. Quindi la logica avrebbe voluto che lui attraversasse in pianura. Ma si dirige verso San Polo d'Enza. Io credo che Matilde l'abbia controllato bene. Non possa essere stata una sorpresa quella di questa mossa di naso. E qui cominciamo a porci una domanda. In questa partita di scacchi, chi è il gatto, chi è il topo? Perché qui è una caccia, eh? Nel senso che apparentemente Enrico a risolvere la questione puntando verso Canossa, ma Matilde avrà fatto in modo che lui arrivasse dove lei voleva che lui arrivasse, o è stato tutto un caso? Forse non lo sapremo mai. Però è divertente immaginarsela questa partita a scacchi dove uno fa il gatto, l'altro fa il topo, ma vedremo benissimo che a un certo punto i ruoli si ribaltano. Io mi sono riletto questo passo molto preciso di Donizone e a un certo punto ho notato una cosa che non avevo notato qualche, sì, 2 anni fa quando ho cominciato a occuparmi di questa battaglia. Al verso 680. Donizone scrive: Canossam vero comitissa cors sua nec non venerat. Non ha messo il verbo stare, stabat, venerat. Quindi, mentre Enrico va verso San Polo, quindi tenta questa sortita, Matilde non era a Canossa con i suoi armati. Lei giunge a Canossa, se non ricordo male. Per cui, alla mossa di Enrico, contromossa di Matilde, lei va verso Canossa. Quindi lui arriva dalla pianura, lei non sappiamo da dove arriva, di fatto prevede la mossa, o perlomeno fa una contromossa, dal punto di vista tattico. Quindi immaginiamo l'esercito di Enrico che arriva verso San Polo d'Enza. E da lì deve arrivare a Canossa, o ci prova. Allora, se Matilde venerat Canossam, può anche darsi che Enrico abbia saputo che lei non era lì, Canossa era sguarnita, perché poi lei porta le truppe metà a Canossa e metà a Bianello. Allora, c'erano truppe a Canossa? Era sguarnita? Qualcuno aveva detto a Enrico che forse era il momento adatto tatticamente per provare l'assalto a Canossa, anche simbolicamente, visto che forse era sguarnita o poco guarnita, visto che doveva ancora giungere Matilde, è possibile. Perché no? In questa partita a scacchi, a questo punto Enrico il gatto tenta l'assalto e Matilde, che almeno in linea teorica, i suoi sono topo. Dovrebbero cadere in una trappola. E una volta arrivati a San Polo, per chi conosce il territorio, Enrico aveva due possibilità per arrivare a Canossa, senza passare per Quattro Castella o per Rossena, quindi senza passare per strade ampiamente controllate dai castelli e quindi dalle truppe e dalle spie di Matilde. La prima era la Borsea, che è tuttora praticabile, cioè che da San Polo sbuca alla strada verso la strada di Canossa. È una strada adesso asfaltata, molto antica, che però ha uno svantaggio. È una strada di cresta. Cioè a un certo punto non è più possibile nascondersi per un esercito perché percorre una cresta che è praticamente di fronte al corso del fiume Enza. Quindi
Io credo che non abbia scelto quella strada, perché appunto avrebbe fatto, gli avrebbe fatto perdere l'effetto sorpresa, di sicuro. L'altra strada era quella di Caverzana. La strada di Caverzana, che sbuca proprio, fra l'altro, nella valletta dove c'è la chiesa della Madonna della Battaglia, la strada di Caverzana è una strada incassata. È incassata nel fondo di una valle, quindi per arrivare lì bisogna praticamente percorrere i bordi di un rio, però si è nascosti. È chiaro che voi mi direte, è impossibile che un esercito in marcia non si faccia sentire. Verissimo. Però vi assicuro, se un giorno vorrete percorrere quella strada per rendervi conto, vi rendete conto anche che per buona metà è proprio non soltanto nascosta, ma dal punto di vista acustico riverbera verso la pianura, non verso i colli. Quindi praticamente un esercito comincia a sentirsi quando è già lì, quando è vicinissimo, non quando è lontano. Io credo che comunque nulla sia sfuggito a Matilde, quindi in realtà che questa partita sia stato sia stata ben definita, ben vigilata. Però lui aveva queste due scelte. Ha scelto quella più logica, cioè la strada di Caverzana, che era una strada non controllata da Castelli, quindi potenzialmente non da truppe che ne potevano uscire anche all'improvviso per sortita. E a questo punto però è Matilde che diventa il gatto ed Enrico che diventa il topo in questa partita a scacchi. Perché lei giunge a Canossa, divide le sue truppe, si sposta a Bianello, e qui si potrebbe aprire tutta la partita, perché Bianello e non una delle altre quattro rocche, quindi è evidente che Bianello aveva una connotazione particolare dal punto di vista difensivo, di ospitalità rispetto agli altri tre castelli, ma questa è un'altra questione. Fa la classica manovra a tenaglia. Divide le truppe, una da una parte, uno dall'altro, sapendo che Enrico sarebbe passato di lì e quindi semplicemente lo ha aspettato. Allora, a questo punto, se leggete questo passo di Donizone, vi renderete conto quasi questa bellezza cinematografica di questa descrizione, no? Cioè, immaginatevi l'esercito che combatte, i canonici, i monaci che cantano, lodi e chiedono aiuto a Sant'Apollonio, quindi insomma, in tutta questa grande, grande, come dire, apologia, no, della parte matildica in cui si invoca Sant'Apollonio, quindi il protettore di Canossa, a questo punto anche della chiesa di Matilde che combatteva contro questo imperatore scomunicato comunque. E in tutto questo, alla fine, quello che sembra determinante per l'esito negativo della battaglia, uno è la caduta da cavallo di questo portastendardo dell'imperatore e quindi è qualcuno che va a rubare lo stendardo e sappiamo benissimo che tipo di valenza simbolica avesse questo nel Medioevo in una battaglia, e la nebbia. Allora, in autunno è molto facile su quelle colline, adesso forse un po' meno perché il clima è cambiato, ma fino a una ventina di anni fa avreste potuto tranquillamente assistere a questi fenomeni che non sono in realtà di nebbia, sono nuvole basse, la nebbia più tipica della pianura. Queste sono nuvole basse che a questo punto rimangono quasi imprigionate in mezzo a queste colline molto profonde, ai calanchi, e lì rimangono. Quindi è chiaro che anche questo fattore è diventato determinante. Cioè, la trappola è scattata bene per due fattori: uno perché era incassata la zona, quindi le truppe di Enrico non avevano possibilità di fuga. Due, manovra tenaglia dell'esercito di Matilde. Tre, il fattore nebbia, che chiaramente ha impedito l'organizzazione e forse anche la riorganizzazione dopo la caduta da cavallo di questo portastendardo dell'esercito di Enrico, che non conosceva il territorio, a differenza di quella di Matilde, che conosceva bene il territorio. Perché guardate, anche quando c'erano le nebbie potentissime in pianura padana un tempo, i nostri territori li conoscevamo molto bene. Sapevamo i segni, quindi li vedevamo, sapevamo quasi sempre dove eravamo. Di conseguenza,
chi è pratico del luogo sa dov'è, mentre chi non lo conosce, la nebbia è davvero, anche la nebbia del cervello, della testa, delle intenzioni. Quindi a questo punto, se prima Enrico era il gatto e tenta l'assalto alla tana del topo, a un certo punto invece è esattamente il contrario, il gatto è Matilde che ha aspettato il topo che arrivasse dalla tana. Allora, questo bellissimo episodio, bellissimo in senso letterario, no? Quasi cinematografico, può essere letto in tantissimi modi. Insomma, sappiamo che gli storici hanno letto questo come una sconfitta psicologica potentissima di Enrico, come quella definitiva. Per Matilde è probabilmente la vittoria definitiva su Enrico. Dopo Enrico rimarrà in pianura padana, ma non sarà più aggressivo o non sarà più comunque un nemico temibile per Matilde. In mezzo c'era stato anche il convegno di Carpineti, in cui si era deciso di continuare la guerra, quindi il tema psicologico era pesantemente sul tavolo. Non ho parlato dell'incontro di Carpineti perché non era attinente a questo breve intervento, però insomma c'è anche quello, no? C'è anche Giovanni l'Eremita che la convince, convince tutti quanti a continuare questa guerra giusta. Di fatto la lettura di questi episodi è straordinaria. Da un lato immaginatevi i monaci, quindi l'aiuto quasi di Dio, che poi di Santa Apollonio, che poi diventa la Madonna invece per noi, che aiuta Matilde, quindi quasi una gara fra donne, no? Contro Enrico IV. E che in qualche modo davvero dal punto di vista metaforico rappresenta quasi il male, no, per noi, perché se la Madonna interviene contro Enrico, quello è il male, il diavolo. In questa tradizione proprio è giocata anche su questo, Enrico è il cattivo e Matilde è comunque buona perché è aiutata dalla Madonna, secondo la tradizione popolare, secondo Enzo ovviamente da Santa Apollonio, il protettore di Canossa, quindi aveva tutte dalla sua parte, in qualche modo. Mentre dal punto di vista militare, io credo che sia stata un'abile mossa di Matilde, che comunque ha giocato davvero. Prima ha fatto lei la parte del topo, cioè si è fatta inseguire, ma l'ha tirata nella trappola, diventando lei stessa il gatto. In questa battaglia, comunque, c'è un'annotazione che mi piace fare. O mi piace soprattutto immaginare. Allora, in tanti momenti di questa storia di Matilde abbiamo letto che i veri faccia a faccia tra Enrico e Matilde, a parte il 1077, non li abbiamo mai visti uno di fronte all'altro. E in effetti mi piace immaginare che in quella battaglia, svolta in uno spazio così ristretto, in un angusto per cui ci si vedeva tutti, non è uno spazio aperto come queste grandi battaglie del Risorgimento o della Seconda Guerra Mondiale, a me piace pensare che Matilde ed Enrico ci siano visti e si siano forse anche guardati. È una suggestione, guardate, che non ha forse nulla di storico. Però quando si lavora sulla storia dei protagonisti, non si può prescindere anche dalle persone. E quindi a me piace immaginare che sia stata l'ultima volta in cui, anche da lontano, anche di sfuggita, in qualche modo si siano visti e si siano guardati. È un dato, metastorico. Ovviamente non storico, però guardate che la storia è fatta anche dai uomini, non è solo fatta di dati e di fonti. Quindi nessun storico potrà mai, nessuna pergamena, nessun diario potrà mai darvi questa prova, ma per me questa è una straordinaria suggestione. A me piace pensare che sia stata l'ultima volta che in qualche modo si siano guardati, visti e soprattutto guardati negli occhi. Quindi spero di essere stato chiaro, spero di avervi ridato per un attimo perlomeno il fascino di queste parole di Donizone, anche nel suo latino duro, non molto elegante, devo dire la verità, però in questo caso si vede che la sente come sua questa battaglia.
Italia, conosci i luoghi, conosci i posti, li nomina, conosci gli spostamenti, li descrive. Io intuisco che lui l'abbia davvero vissuta dentro, di persona, fossero delle poche cose che lui ha vissuto intimamente. Era lui tra quei monaci che pregava a Canossa. Quindi intendiamoci. È da rileggere su diversi piani, quindi è un episodio che secondo me giustamente deve avere un suo valore, non soltanto dal punto di vista strategico, militare o storico, ma anche popolare, di folklore, tradizione e di sentimento popolare. Buona giornata e grazie a tutti.